diretta della Metropolitana Museum e adesso stiamo andando a visitare il castello. Direi che è qua, meno male. Ci sono le guardie nelle guardiole. Un'informazione per tutti i turisti più intelligenti di Francesco. Potete anche non prendere la cartina, costa poco, 5 corone. Ho speso 500 corone per i biglietti, più 5. Vabbè, niente, pochissimo, però... La mappa sta anche sul retro del biglietto. E quindi non fate come Francesco, se no vi menano gli altri. Siamo nella sala del trono. Sono copie, vedi? Sono copie. E il trono pure è dell'IKEA, vedi? È IKEA. È finto, è un tulmust. No, così. Mettila al collo. Ma così. Non si mette così. Ma così. Sembriamo un poppante da incubo. Beh, abbiamo visto tutta la parte del castello e adesso andiamo al centro perché nevica. Un consiglio per tutti quelli che vengono a Targa. Ci sono dei loschi figuri che tenteranno di abbordarvi proponendovi il cambio... Qualsiasi cosa. Aiutiamo noi, venite, pure italiani. Allora, voi usate un trucco, o parlate in un'altra lingua o usate la I. Pirlindi, sempre che sì. I sitti! Perché i genti, niente che visci si vive dei disiri che li... Neanche nici che pieni di siri! Che si ditti? Sì! Siamo davanti all'orologio astronomico, adesso allo scoccare dell'ora usciranno delle figure da quelle due finestrelle lì. I qua qualsiasi! I qua qualsiasi! Cappello, cappotto, sciarpa e i pantaloni corti. C'avevi i soldi? T'hanno rubati? T'hanno tagliati di notte? Non capisco. Caffè per lei, per lui niente. Che impressione, sono vive. Ma che? Le pellicce dei cappelli. Ecco, davanti a noi c'è il ponte Carlo. Ah, lo conosco. Perché poi li conosce? Perché c'è la radio, no? Radio Ponte Carlo. Questo ponte sulla Moldava venne costruito sotto il regno di Carlo IV e sostituisce quello in pietra di epoca medievale che venne spazzato via da una pietra. Le statue che vediamo sono di epoca barocca e sono tutte delle copie perché gli originali sono custoditi nel museo delle statue detto Lapidarium. Qui c'è la statua di San Giovanni Nepomiceno che venne martirizzato lanciandolo da questo ponte. E la lapide che c'è lì è lucida perché tutti i turisti la sfregano, cioè se la sfreghi tornerai a Praga un giorno. C'è proprio l'organettista vero e vende anche la sua compilation. So due ore così, eh? Siamo a piazza San Venceslao, importantissima per... Oddio, non lo so. Sicuramente è importantissima per lo shopping. È una piazza moderna, quindi motivi di interesse storico non ne vedo, però... Però magari se ti informi... Lo so. A voi la parola. Mettete nei vostri commenti. Qui sotto? Qui sotto il box per i commenti. Perché cosa è importante in piazza San Venceslao a Praga? Qui sotto. Oppure cancelliamo Francesco, dai. Cancelliamo. Cancella, no, cancella. No, ti cancello. No. Ti cancello. No. Oh, ci sei riuscita. Oh. Non riesco a capire se è geniale o spaventoso. E alla seconda. C'è anche il dinosauro peloso. Non lo so quale mi fa più impressione. Forse il cane. C'è il gatto anche. Ci stiamo inerpicando qui.
qui sul dialetto della Pierina, che è una signora che ha questa tenuta dentro Praga. L'hai detto tu? No, la Petrina, Petrina è il nome della collina. Ah, ho capito, Pierina. Petrina. Ah, Petrina, la collina della, che è tipo una villa borghese, Montemario. Perché? Montemario c'è il parco. Però c'è l'antenna della TV. Ah. Vabbè. Chiamate i cani di San Bernardo. Riportatemi giù. Abbiamo fatto una salita pazzesca per vedere la mini Tour Eiffel qua. Che nemmeno Tour Eiffel poi. È una mini tour e basta. Ah, ma non eri te? Forza, dai, a pezzetti, no così, si rompe con le mani. Io due mani ho. Usale. Buonissimo. Ah. Questo è il famosissimo dolce di Praga, ha detto il dolce con la nonna. O della nonna. Con la nonna. Buono? Sì. No, ma abbiamo scoperto perché cos'altro è importante Piazza San Venceslao. Sì, perché c'è la pedicure con i pesciolini. Sì.